Buonasera, è mercoledì, sono le 5:30. Pepper, dove vai? E sto guardando la replica di Temptation Island, ma ora vado a prepararmi qualcosa da mangiare. Ho voglia di farmi qualcosa con patate e carote. Ora mi ha preso la fissa, madonna, sti capelli, scusate, ma dopo la doccia non mi sono ancora pettinata, però non saprei se farmici un po' di pasta o i ceci, oppure che altro potrei farci. Il riso l'ho finito, va ricomprato. Oppure una zuppa. Senti che fusa. Mi sto riparando l'ombelico. Ho deciso che faccio questa zuppa qua con le patate e le carote. Intanto ho messo olio, paprika forte e scalogna. Faccio soffriggere. Che profumino. Lascio cuocere piano piano. Ovviamente ho aggiunto dell'acqua e un dado. Mi stavo di nuovo dimenticando, nonostante il post-it che viene il ragazzo a prendere le stampelle. Meno male che gli avevo lasciato il numero, mi ha mandato un messaggio. Tra una quindicina di minuti arriva, quindi tra poco metto le scarpe e inizio ad andare giù. Così appena arriva gli consegno le stampelle. Mi sa che ve l'avevo detto nel video di ieri, comunque, delle stampelle. Ho venduto le stampelle comunque e viene questo ragazzo a prenderle. Ok, stampelle consegnate, ci ho messo una vita a trovare la strada. Ok, io direi che qui ci siamo. Mamma, sono tornata su dopo aver consegnato le stampelle e siccome ci ho messo un po' perché non trovavo la strada, Francesco mi ha detto ci metto 5 minuti. E arrivo su, apro la porta e c'era Francesco, si era messo le scarpe, aveva preso le chiavi e stava venendo a salvarmi. Comunque ora mi strucco, mi pettino. Domani Francesco ha un'uscita con la scuola, quindi c'è da svegliarsi un po' prima, perché alle 8 deve essere in stazione e deve aver già comprato i biglietti. La zuppa era veramente buona, me ne è avanzata poco a poco, anche perché metà me l'ha mangiata Francesco. Gliel'ho fatta assaggiare per forza perché non la voleva nemmeno assaggiare, visto le carote, no, no. L'ha assaggiata appunto, se ne ha mangiato metà, continuava a prendere col mestolo, no, ma non mi piace, eh. Ora quella che mi è avanzata, che appunto è pochina, magari ci aggiungo un po' di ceci domani. E mangio quella prima di andare al lavoro. Ora vado a sistemare la cucina. Il video non l'ho ancora montato perché stranamente sta facendo ancora l'ottimizzazione. Dico stranamente perché questa volta è a corto. Vado a mettere il pigiama, cambio la sveglia, prepariamo lo zainetto per domani. Allora, prendiamo lo zainetto per domani. Meno male che ho messo in ordine giusto quando era ieri, mi sembra. Allora, mettiamo dei fazzoletti. Poi come merenda gli ci metto un po' di scelta, che comunque la mattina camminano, quindi solitamente lui massimo vuole due cose. Comunque vabbè, si porta anche il portafoglio nel caso ci dovesse comprare qualcosa. Poi ci manca l'acqua che ce l'ha di là, in cartella, la sua bottiglietta. Portafoglio pure, le chiavi di casa per sicurezza. E poi penso basta. Ah! L'ombrello, ecco, c'era un'altra cosa. Casomai dovesse piovere, siccome credo debbano fare un bel pezzetto di strada a piedi. Vado a dormire, ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Buongiorno, è giovedì. Sono le 6:15. La sveglia mezz'ora prima è stata traumatica. Andiamo a farci il caffè e accompagniamo Franci alla stazione. Sono le 9:20, abbiamo accompagnato Franci alla stazione, siamo andati a fare colazione, abbiamo fatto gas alla macchina e
e adesso siamo tornati a casa. Ora do una pulitina veloce e farò soltanto spolverare e aspirapolvere. Poi dobbiamo andare alla Coop, che devo riprendere i biscotti gran cereale a Francesco perché li ha assaggiati, erano quelli. È impazzito, ha detto ne voglio altri 8 pacchi. Andiamo anche dai cinesi, che a Marco servono gli occhiali da vista. E ne approfitterei anche per prendere un ombrellino nero, perché quello fucsia sinceramente dà troppo nell'occhio. Sono le 10:15. Pulizie fatte. Ora Marco è andato a accompagnare la figlia dal meccanico. Quando torna andiamo appunto alla coppa dei cinesi. Ma piove, oh, che palle. Ho mal di testa, ora mi prendo un Brufen, anche ieri sera prima di andare a dormire ho preso un Brufen. Siamo in fase ciclo imminente, quindi ora il mal di testa ci dà dentro di brutto. Mentre aspetto, finisco il video. Come non detto, Marco sta tornando, quindi prendo una busta e andiamo. Siamo appena tornati a cinesi e qua. La cinese ho preso un ombrellino, 3,99 €. Poi Marco si è preso gli occhiali e poi ho preso anche questo qui, nuovo, per quando dipingo con il rullo. Poi alla Coop, vabbè, ci hanno regalato questo. Infatti io avevo detto di non prenderle, anche perché che ci dobbiamo fare se non andiamo mai al mare? Dove le usi? Poi ho preso queste tortillas, poi pacco scorta di Nutella Biredi, biscottini senza zuccheri aggiunti, salmone, poi ho preso ben 4 pacchetti di biscotti gran cereale al cioccolato e nocciole. Ho preso le focaccine surgelate, la rucola, 2 bottigliette di Zimil, poi ho ripreso le brioche alla Nutella. Mi scocciavo un po' a spendere quasi il doppio, però andare al Penny apposta per le brioche. Poi ho ripreso anche una zuppa, visto che ieri è piaciuto anche a Francesco, magari lo convinco a mangiare la zuppa ogni tanto. Il formaggio grattugiato, Philadelphia Light. Ora metto a posto queste cose e poi io praticamente mangio. Mi scaldo la zuppa, ci aggiungo un po' di ceci. A parte che ce n'è proprio poca, ho aggiunto un po' di ceci. Buon appetito. È mezzogiorno e un quarto. Sto finendo il video, sto bevendo un caffè, perché oggi non ho preso il secondo caffè, quindi mi sono detta, perché no? Prendiamolo adesso, l'ho mangiato. Magari mi ricarico un po' prima di andare al lavoro. Sto piovendo, che palle, meno male ho preso l'ombrellino. All'1:15 io andrò al lavoro e Marco andrà a prendere Francia alla stazione. Ok, è ora di andare. Chiavi ce l'ho. Caramelle ce l'ho, l'ombrello ce l'ho, ok, andiamo. Ok, sono fortunata, non sto piovendo, anzi secondo me tra poco esce il sole. Eccomi arrivata, loro sono andati via, penso che non torneranno perché mi hanno già lasciato i soldi. Che caldo, porca miseria, pensavo facesse più freddo. E niente, io prendo le cose, inizio subito e ci vediamo dopo. Finito, chiudo tutto. E mentre sono a casa passo da me per prendere delle cose da portare domani dal signore del quinto piano. Missione compiuta. Quando esce il sole fa un caldo. Faccio vedere cosa ho preso da me per il signore del quinto piano. Per il bagno ho preso questo qua, Ace Bagno con anticalcare, profumato all'orchidea gelsomino, barriera antigoccia senza candeggina. Poi per spolverare ho preso questo, il mangiapolvere alla vaniglia. Questo posso usare anche sul legno, almeno non devo stare a comprare due prodotti diversi, e ha un buonissimo profumo. E poi, visto che io quando sono andata a lavorare là mi sono portata i Vileda Actifibre e poi sono spariti, la prima volta li avevo presi, li avevo pagati io, insomma, perché vabbè, ho detto alla mia fissazione quella di avere questi stracci, però dal momento che sono spariti li ho ricomprati e li faccio pagare a lui, nel senso c'è una busta col fondo cassa che se io ho bisogno di comprare dei prodotti prendo i soldi da lì. Quindi ora vabbè, ho pagato io, domani
li riprendo dal fondo cassa e ne approfitto per farveli vedere di nuovo, visto che di recente c'è stato il video delle pulizie, ve li faccio vedere. Sono questi, ora vedrete tutto al contrario, comunque c'è scritto Actifibre Universal e vedete ce n'è due dentro, uno azzurro e uno lilla, costano 4 euro, quindi tipo 2 euro ciascuno. Però veramente io senza questi vado in crisi, anche perché per esempio il bagno, con questo do una passata, con questo e fine. Se uso qualsiasi altro straccio invece dopo devo asciugare per lucidare il rubinetto, invece con questo non c'è bisogno. Sta passando la Morgana, passi questo ed è tutto bello lucido, anche il piano cottura della cucina, il forno, qualsiasi cosa, i vetri, gli specchi, io faccio tutto con questi stra consigliati. Universal, una volta ho preso quello vetri, no, non prendetelo, prendete questi, anzi dopo, prima devo andare a fare la doccia, dopo, restando in tema pulizia, vi voglio svelare il mio trucchetto, che non credo di avervelo mai detto questo trucchetto. Non mi sembra, comunque nel dubbio ve lo dico, è per far profumare la casa e funziona tantissimo. Io ne ho visti sul web di trucchetti per profumare la casa, nessuno funziona, perlomeno nessuno funziona come questo, fidatevi, è più di un anno che uso questo trucchetto. Poi, oh mio Dio, ieri ho preso su Amazon lo shampoo. Vi ricordate, vi avevo detto che c'era lo shampoo che era Stas Genesis in offerta da mezzo litro e costava uguale al formato da 250 ml e non l'ho comprato subito e poi non c'era più? Ieri l'ho trovato di nuovo e ovviamente questa volta ne ho approfittato immediatamente ed eccolo qua. Ta-da! 500 ml, sono troppo felice. Detto ciò, io vado a fare la doccia. Allora, ho fatto la doccia, poi sono stata un po' di là con Franci e ora vi dico il mio trucchetto per profumare casa, sempre che io non ve l'abbia già detto e non me lo ricordi più, può essere. Comunque, prendo uno spruzzino vuoto, tipo questo, qui, dato che me ne è rimasto poco, ora lo rifaccio così vi faccio vedere. Molto semplice comunque. Abbiamo bisogno di acqua e, come al solito, di un profumo a biancheria, tipo questo. E se avete visto il video delle pulizie saprete che io lo uso anche per spolverare e per lavare per terra. Quindi ne mettiamo un po', tipo 1, 2, 3, 4, 5 spruzzatine direi. E poi ci metto l'acqua. Non lo faccio piano, direi tipo metà. E lo spruzzino è pronto. Shakeriamo. E poi con questo spruzzino vado a spruzzare le pareti della casa. Ve lo faccio vedere. Provate a fare questa cosa un giorno che magari dovete uscire, dovete andare al lavoro e mancare di casa per 4-5 ore e al ritorno sentirete ancora il profumo. Se lo fate, fatemi sapere. Adesso sono le 6:20, metto a caricare il video per domani e mi riposo un pochino. Credo che non riuscirò ad aspettare fino a cena per mangiare, quindi mi sa che mi cuocio una brioche, anche se è un po' tardi per fare merenda, però pazienza, ho troppa fame e tra l'altro non ho ancora deciso cosa mangiare per cena. Ora ci rifletto un attimo, potrei rifarmi la zuppa, quasi quasi era buona quella di ieri, magari la vuole anche Francesco. Comunque io per oggi vi saluto qua, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo domani.